Un'altra cosa che vorrei dire alle famiglie che ci guarderanno e che ci stanno ascoltando, ai genitori, quindi a quelli che possono essere mia madre e mio padre, vorrei dire che i loro figli hanno paura perché il governo ci sta condannando ad un futuro in cui non c'è l'acqua, non ci sta il cibo, quindi hanno paura e si sentono costretti a dover fare azioni assurde, fuori di testa, incredibili, per denunciare questo fatto e poter dire a tutti quello che sta veramente accadendo. Grazie Ale! Mi ripeto il tuo nome? Alessandro. Davide, sì. Oggi io, Laura e Alessandro siamo qui chiamati a rispondere delle nostre azioni per aver colorato il Senato il 2 gennaio. Bene, vorrei dire che mentre la vernice che abbiamo usato colora, i combustibili fossili ci uccidono giorno dopo giorno. Cosa ci preoccupa di più? Vorrei chiedere. Al nostro governo sembra interessare di più la vernice. A noi interessa molto di più il nostro futuro, come dice l'articolo 9 della Costituzione. La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, nell'interesse delle future generazioni. Noi chiediamo solamente che il diritto alla vita, al benessere, alla salute venga rispettato. E in questo momento il riscaldamento globale lo sta minacciando fortemente. Quindi per concludere vorrei dire che la vernice che abbiamo usato è uno strumento per indicare la crisi climatica in cui siamo e per indicare la responsabilità che ha la politica di agire per contrastarla. A volte è necessario compiere gesti straordinari per evidenziare un problema e risolverlo. Quindi questo è quello che abbiamo fatto. Ci tengo anche infine a dire che noi siamo sempre rimasti nella cornice della non violenza e così sarà anche nel futuro. Come state vivendo questo processo? Vorrei lasciare la parola a Laura. Se ci vuoi dire magari dal punto di vista anche un po' più personale come state vivendo questo processo fino a stamattina. Bene, noi rivendichiamo le nostre azioni, penso lo sappiamo, non ci vergogniamo di quello che abbiamo fatto. Anzi, io vorrei dire solamente una cosa, penso ho già parlato abbastanza, lascio la parola a loro. Volevo solamente invitarvi a riflettere tutti quanti, veramente è una cosa seria, parliamo da esseri umani per un secondo, un attimo. Noi siamo qui chiamati a prenderci responsabilità delle nostre azioni e lo facciamo, come avete visto, perché tutto quello che facciamo lo facciamo a volto scoperto. Ma allora, se noi siamo criminalizzati per questo, perché questo è un atto violento? Va bene, allora non è violenza la povertà a cui ci stanno condannando, non è violenza la mancanza d'acqua, non è violenza la mancanza di cibo, l'innalzamento dei prezzi in modo spropositato, perché è violenza solo quando reagiamo? Ragioniamo su questo, perché è violenza solo quando reagiamo. Grazie Laura! Bravo! Grazie Laura! Qualcuno ci dice che si è reso, come... che si è costituito parte sì. civile? Allora, il processo è andato in questo modo. Il Comune di Roma, insieme al Senato, al Ministero della Cultura, ha chiesto la costituzione in parte civile dentro il nostro processo e dopo alcuni dibattimenti il giudice ha ritenuto di accettare questa proposta. Dopodiché l'udienza successiva in cui si inizierà insomma il vero e proprio dibattito è rinviata al 18 ottobre alle 12, sempre qui. Quindi Comune, Ministero e Senato. Sì, ora noi siamo accusati per aver danneggiato il Senato, cosa che non è avvenuta, ci tengo di nuovo a ripeterlo, abbiamo usato della vernice per colorare la parete, quindi è un imbrattamento e quindi noi ci difenderemo insomma per evidenziare questo fatto e dopodiché il Senato, il Comune e il Ministero della Cultura si costituiranno parte civile per richiedere i danni, quindi vedremo. Scusami, se i danni come pensate di pagarli, se li pagherete o meno? Io sono qui per dire che abbiamo bisogno di evidenziare il problema della crisi climatica e noi continueremo con le nostre azioni, non
non rilascio insomma altre dichiarazioni.